Frizzi e Lazzi dai luoghi che perdono pezzi. Il martedì e il giovedì dalle 15 alle 16 su Radio MPA. Siamo tornati in diretta su Radio MPA per Spaesati e do il benvenuto a Mariano Casciano. Grazie, buon pomeriggio a chi ci ascolta e anche a noi altri che stiamo qua un po' a lavorare, un po' a divertirci. Sempre tornando al tema di Spaesati, per esempio rispetto agli argomenti che tratteremo oggi con il nostro ospite spaesato, a me in questi ultimi tempi c'è una parola che mi rende un po' spaesata, che è la parola pace, perché vorrei che ci fosse la pace, poi invece sento parlare di pace giusta, e quando si aggiunge al tema della pace l'aggettivo giusto, sì, giusta, mi sento un po' spaesata. Cioè, c'è anche un'altra frase che dice: le guerre si fanno per raggiungere delle paci migliori, sì. Staremo a vedere. Ok, quindi avremo modo, insomma abbiamo un po' introdotto ai nostri amici all'ascolto il tema di oggi, ovvero parleremo anche del conflitto in Ucraina, lo faremo con il nostro ospite spaesato, però prima, prima di accoglierlo vogliamo ascoltare, tratta dal film Waterloo, la marcia della Guardia Imperiale. Io avrei tanto da dire su questo film, sì, e anche su mie sensazioni personali e anche su romanzi. Quanto mi vuoi dare? No, adesso puoi dirlo in pochi secondi. Allora, questo è un film che mi piace moltissimo. Le riprese che vedete, che sono altamente scenografiche, chi, sì, le vedrà successivamente e ovviamente le vedrà in streaming, sono tratte da un film famosissimo sulla vicenda di Napoleone, in particolare della battaglia di Waterloo, fatta da un regista russo, Sergei Bondarchuk, anno 1970, riprese mastodontiche con grande utilizzo di uomini, pensa un po', dell'esercito russo girato in Ucraina. Questo l'hanno fatto per ammortizzare i costi che diversamente sarebbero stati troppi, enormi. Musica magnifica del nostro Nino Rota, del quale a volte noi ci dimentichiamo, ma non c'è stato solo Morricone. Questa è una delle battaglie più leggendarie di tutti i tempi. Mai avremmo pensato nel suolo europeo di avere una guerra enorme, sanguinosa, fatta, sì, di trincee, di fango, di faccia contro faccia, come, sì, quella che ha visto l'eroe di Stendhal a Waterloo, Fabrizio Del Dongo, che era un po' spaesato come stiamo noi spaesati. Allora, rispetto a queste vicende, ascoltiamo la marcia della Guardia Imperiale. E siamo tornati sulle note della marcia della Guardia Imperiale dal film Waterloo. Sì, momento anche particolare militare, poi ci faremo spiegare. Abbiamo la grande fortuna di avere un ospite che è un tecnico, potremmo, sì, dire, molto qualificato, che molto gentilmente, devo dire, ha accettato di, sì, di parlare con noi, perché spesso è ospite anche di testate molto più importanti di noi. In televisione l'abbiamo visto di recente, a Rai 1, da Vespa. Ecco, in tantissimi contesti, questo perché appunto si tratta di una persona molto qualificata. E con il nostro ospite spaesato oggi parleremo anche di quello che sta accadendo in Europa, il conflitto in Ucraina, cercheremo di capire anche quelle notizie che noi non riusciamo a volte a comprendere fino in fondo, a decifrare con dati che ci raccontano, insomma, la controffensiva, l'andamento del conflitto. Ci piacerebbe ascoltare e parlare di pace, capire anche i negoziati di pace a che punto sono, o forse non possiamo saperlo fin quando non si siederanno al tavolo due parti. Sai qual è la mia impressione? Poi lo chiederemo anche a lui, no? Che quando facevano le guerre i romani, sì, quelli avevano un ordine nella testa e mandavano prima quelli più meno esperti avanti, poi mandavano le seconde file. Poi, quando il conflitto era particolarmente cruento, dice: vabbè, allora a questo punto la faccenda è andata tra quelli delle terze file. La Guardia Imperiale, che hai visto appunto, era una della terza fila, che erano le ultime truppe, quelle più brave, più qualificate, più importanti, i veterani. E temo che questa guerra non finirà fino a quando non sarà compiuto uno sterminio grande.
Allora noi ne parleremo oggi insieme al nostro ospite spaesato che sarà fra poco in collegamento con noi e ovviamente chi ci sta seguendo dalla pagina Facebook di Radio MPA, ecco è in collegamento con noi, ecco c'è il nostro ospite spaesato che ricordo è Luigi Chiapperini, generale analista militare, ex comandante dei contingenti NATO e ONU in Kosovo, Libano, Afghanistan, ex allievo della Nunziatella, membro del centro studi dell'esercito, collaboratore del campus universitario CIELS di Padova e ricordiamo anche il suo libro recente, Il conflitto in Ucraina, Francesco D'Amato editore. Benvenuto al generale Luigi Chiapperini, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Benvenuto generale, mille grazie per la sua partecipazione. Buon pomeriggio a loro, a tutti i radioascoltatori, per me è un privilegio essere con voi qui in questa trasmissione, è importante dare un contributo in queste nebbie che ci avvolgono, quindi non ci sono testate più importanti o meno importanti, quella vostra è importantissima. Grazie, grazie. Insomma, oggi toccheremo diversi argomenti. Se posso sottolineare, prego, ancora una volta, stiamo intervistando molte persone importanti, no? Sì. Importanti nel loro campo, importanti per l'esposizione mediatica, sono quelli che con più semplicità e con più, devo dire, entusiasmo accettano di chiacchierare con noi, mentre ci sono quelli che sono un po' più piccoli piccoli, che a volte si danno un po' delle aree. Queste, anche queste sono lezioni. Sono lezioni anche queste. Però da dove vorremmo cominciare? Perché abbiamo tante cose da chiedere. Dal nostro sgomento, che si può chiamare anche spaesamento, sul fatto che noi pensavamo a una guerra che si conducesse con i missili, con le bombe termonucleari, con scenari comunque apocalittici, ma non che fossimo tornati addirittura alle guerre di trincea o alle guerre napoleoniche. E quindi, generale, se ci può far capire, noi abbiamo l'idea di una guerra ormai sul campo tale che ci si contende i metri di terreno a suon di vite umane. È così o abbiamo capito male? No, ha capito benissimo. Io sorrido, in realtà qui non c'è poco da ridere. Quelle che si pensava fossero guerre di un tempo invece sono attualissime. Perché? Perché è accaduto che una federazione russa per alcune giustificazioni, in realtà le giustificazioni che hanno portato avanti poi non coincidono effettivamente poi con le vere motivazioni, ha deciso di attaccare una nazione sovrana che è l'Ucraina, e lo ha fatto in maniera, diciamo, molto violenta ed inaspettata, nel senso che hanno attaccato lungo 2500 km con carri armati, combattimento della fanteria, artiglieria, oltre a missili, aerei, navi e così via. Questo perché? Lo hanno fatto per la giustificazione è denazificare l'Ucraina. In realtà volevano far cadere il governo filo occidentale del presidente Zelensky. E lo hanno fatto inondando l'Ucraina con quasi 100 e più mila soldati, che però, e questo è l'errore, diciamo l'azzardo che hanno fatto, con questi soldati pensavano, con questa massa, pensavano di poter mettere pressione al governo, farlo cadere, far collassare anche le forze armate ucraine. Ciò non è avvenuto. Ecco, quindi torniamo alla prima fase del conflitto, quando c'è stata questo attacco generalizzato che è fallito. Hanno raggiunto degli obiettivi minimi militari, che sono la conquista del corridoio terrestre che dalla Russia va verso la Crimea e sono ancora lì, ma quegli obiettivi iniziali strategici non sono stati raggiunti dai russi. Io vorrei solo tornare brevemente a quel parallelismo che faceva il direttore con i romani, no? Sì. Perché voi dovete pensare proprio a quello.
perché i principi dell'arte della guerra rimangono immutati nei secoli, cambia il modo di combattere perché ci sono nuovi mezzi, però i principi base rimangono quelli. Cos'è accaduto? Che con quei 100.000 più soldati, i russi potevano al massimo coprire una fronte di 300-400 km. Per poter invece investire la metà dei confini ucraini, si sono dovuti in pratica affiancare, hanno dovuto affiancare quelle tre linee di cui parlava il direttore, cioè gli astati, i principi e i triari, I quelli in triari. prima linea, in seconda linea, in terza linea. E quando le cose non sono andate bene, mentre i romani avevano questo schieramento in profondità, e quindi dicevo, quando le cose non andavano bene, facevano intervenire quelli che il direttore, no, diceva, i più esperti, i triari, dicevano ad triaros res, ad triaros reddit, cioè siamo arrivati ad un punto tale che alla fine abbiamo dovuto far intervenire anche la nostra riserva, quelli più bravi, quelli più addestrati. I Ecco che lagunari, i questo lagunari. è questo. E anche i lagunari sempre, ma dicevo, quindi i russi non avevano questa disposizione sul terreno perché si sono dovuti diluire lungo una fronte troppo ampia e non avendo questa profondità del dispositivo, non hanno potuto reiterare gli attacchi dopo le prime penetrazioni nel territorio ucraino. Ed ecco che si sono dovuti ritirare dapprima da Kiev, da Kharkiv, da Sumy e rimanere solo a sud dell'Ucraina. Questo brevemente ciò che è accaduto Sì. nelle prime fasi del conflitto. Ma quello che mi piacerebbe capire a questo punto, se gli alti gradi dell'esercito russo, che insomma è uno dei più potenti del mondo, sono degli incompetenti, hanno sottovalutato il teatro, diciamo, di guerra. Io lì per lì, da ignorante, rimasi impressionato perché lessi di una colonna di 80 km tra uomini, eccetera, eccetera, Carriera salmerie, come umana. si dice, degli eserciti e tutto quello che ne consegue, marciavano verso l'Ucraina. Poi abbiamo visto che c'è stato lo stallo e, insomma, che succede? No? L'esercito russo non è più efficiente come noi pensiamo, come noi temiamo, diciamo così, in generale. Vede, io ho scelto il sottotitolo del libro, Sì. intanto ringrazio ancora l'editore Francesco D'Amato che mi ha dato questa opportunità di scrivere un libro partendo da fogli bianchi, però la scelta del sottotitolo mi è venuta facile. Il sottotitolo è la guerra, una cosa troppo seria da far fare ai generali. Questa è una frase di Clemenceau, Sì. il quale, diciamo, ogni volta che aveva a che fare con i militari, insomma, tendeva a prevaricare, no? E io credo che sia proprio questo successo, con i generali russi. Dice, sono incompetenti? No. I generali russi non avrebbero mai attaccato lungo 2.500 km con 100.000 soldati. È stata una scelta assolutamente politica, un azzardo, dicevo prima, un azzardo del vertice politico che pensava, era certo, di far cadere, come dicevo prima, il governo, di Zelensky, cosa che non è avvenuta. Ecco perché poi ho aggiunto nel sottotitolo, no? La guerra è una cosa troppo seria da far fare a certi militari, e poi ho aggiunto, ma specialmente a certi politici, perché mi sono trovato spesso in queste condizioni anche nella mia vita militare. Insomma, è giusto, e attenzione, è giusto che le scelte strategiche siano prese dal vertice politico, assolutamente. Il militare è uno strumento del politico per il raggiungimento degli obiettivi, della grand strategy di una nazione.
però qualche volta i politici dovrebbero anche ascoltare i tecnici che conoscono molto bene invece la guerra, conoscono anche i risvolti più tragici della guerra, e in questo caso credo che nella Federazione Russa non sia avvenuto. Prego, volevi tornare su Waterloo e quindi sulla marcia che abbiamo ascoltato prima, tratta dal film. Sì, no, volevo dire che c'è un parallelismo tra quella che è la nostra posizione di spettatori in qualche modo, no? Che vediamo le cannonate finte, ma non vediamo gli arti che volano quando le schegge raggiungono i poveri soldati. Quindi volevo appunto che ci facesse capire bene il generale un conflitto del genere, a che tipo di rischio sottopone le truppe, diciamo se c'è un modo di combatterlo diversamente, non so se cioè anche questo spostare il tiro, l'altro ieri è successa questa cosa enorme che sicuramente è una mossa tattica della distruzione della diga, ecco. Una mossa del genere aggrava il peso del conflitto o lo abbrevia, lo complica? Come vede questa mossa, che sicuramente è una mossa di strategia militare? Qualcuno ha detto che con la distruzione della diga, diciamo che la guerra ha cambiato volto. In realtà la guerra, il conflitto in Kosovo, ha mostrato il volto più tragico già da tempo. Nel momento in cui sono entrati i carri armati, gli aerei, sono stati lanciati missili in Ucraina, certamente è un fatto molto grave che avrà ripercussioni specialmente sulla popolazione del sud dell'Ucraina. Questa mossa è stata una mossa che ha dei risvolti operativi, nel senso che la possibile controffensiva ucraina, che è nel sud, avverrà nel sud, sta in pratica avvenendo già nel sud dell'Ucraina, poteva andare anche a coinvolgere quella parte del territorio che è attraversato dalla parte finale, diciamo, del fiume Dnepr. Sì. Ora, per evitare questo è il mio parere, per evitare che almeno quella parte non fosse sfruttata dagli ucraini per degli sforzi offensivi che sarebbero stati comunque secondari in quell'area, ecco che il mio parere è che ci sia stata quella scelta di far collassare la diga e rendere non diciamo attraversabili quei territori nei pressi a sud di Kherson. Quindi gravissimo atto con risvolti operativi. La cosa grave è che non tanto i soldati, perché non sono morti i soldati, perché probabilmente i soldati sono quelli più preparati ad affrontare anche situazioni impreviste, è la povera popolazione locale che ha subito e continuerà a subire nei prossimi anni danni provocati da questa inondazione. Del resto sembra un po' un già visto, perché una tattica tipica, se mal non ricordo, della Russia in certe circostanze era quella di arretrare bruciando tutto quello che era possibile, oppure aspettare il generale inverno, come si diceva, cioè mettere in difficoltà le truppe avversarie usando l'elemento naturale, no? Quindi o incendiando e quindi privando di risorse l'esercito, oppure in qualche modo annullando l'importanza del territorio da conquistare. Io mi meraviglio sempre, generale, ma questa offensiva che ce l'hanno strombazzata su tutti i media, ma se io devo fare un'offensiva la faccio zitto zitto, magari di notte, no? Non la vado a strombazzare. E poi l'altra cosa che volevo chiedere è il ruolo di questi mercenari, ma hanno, che noi sentiamo ogni giorno dire del rapporto difficile anche con i gradi dell'esercito, con Putin, eccetera, ma hanno davvero un ruolo? Come sono composte queste milizie? Che cosa, magari voi le avete trovate in qualche modo nei vari campi, lei è un uomo di grande
anche esperienza operativa, sì, oltre che teorica, li avete mai incontrati sul campo? Cioè, che tipo di organismi sono? Come funzionano? Vedi, direttore, partiamo dalla questione della controffensiva, che è stata più volte annunciata, no? È sempre un qualcosa di strano, cioè io non lo vado a dire se sto per attaccare, no? In realtà però questi annunci sono iniziati già da qualche mese, sì, e quindi significa questa è comunicazione strategica e disinformazione. Perché chi deve poi difendersi non sa effettivamente quando inizia questo attacco. Sa che ci sarà, ma non sa il momento preciso in cui avrà inizio. Questo mette nelle condizioni peggiori chi si deve difendere, perché sta sempre pronto, deve stare sempre pronto a fermare l'attacco dell'avversario e stare sempre allerta, no? Come si dice, logora chi si difende, mentre chi deve attaccare può riposare tranquillamente e poi scegliere il momento in cui effettuare la controffensiva. Questa è comunicazione strategica che, insieme ad altre azioni tipo le incursioni all'interno del territorio russo, ma la stessa, diciamo, le stesse incursioni da parte di soldati ucraini, marines ucraini tipo i lagunari, sull'altra sponda del fiume Dnepr a sud, no? Sulla sponda sinistra, sono tutte azioni preliminari insieme agli attacchi missilistici aerei con i droni che diciamo sono a premessa di altre azioni di cui se volete posso parlarne più avanti, sì, che caratterizzeranno la controffensiva che sembra sia stata avviata. Se invece parliamo dei mercenari, mi chiedeva dei mercenari, sì, allora intanto sì che ne ho visti tantissimi, però è cambiato il modo di operare da parte di questi mercenari. I mercenari fanno parte di delle cosiddette compagnie di sicurezza private, che però vengono impiegate anche dai governi in determinate situazioni. Parliamo dei teatri operativi in cui sono stato, ad esempio c'erano delle milizie, attenzione, sono nate negli Stati Uniti, questo è da sottolineare. Poi i russi, sì, hanno superato il maestro. Va bene. Che era Cheney, il maestro generale era Dick Cheney, sì, ora sta diventando professore. Cosa fanno questi mercenari? Cosa facevano questi mercenari? Erano adibiti a dei compiti, diciamo così, secondari, per evitare di coinvolgere in queste attività meno impegnative le truppe regolari. Esempio, la protezione delle basi o la scorta di qualche autorità locale in Afghanistan, Iraq e così via. Però cos'è accaduto? Parliamo ad esempio della Wagner, sì, russa, no? Del famoso Prigozhin. Sì. Cos'è successo? Che da poche centinaia di miliziani, qui siamo passati a decine di migliaia, ecco l'allievo che ha superato il maestro, decine di migliaia, con anche aerei, carri armati, mezzi da combattimento della fanteria, e che sono stati impiegati in combattimenti veri e propri. L'Ucraina non è la novità. Queste compagnie sono state impiegate non solo dai russi, ma anche ad esempio dai turchi, in Libia, sono stati impiegati in Siria, e l'apoteosi si è avuta in Ucraina, in particolare nella città di Bakhmut, dove ci sono stati una serie di combattimenti che si sono protratti negli ultimi mesi e che hanno portato questa compagnia Wagner a conquistare il centro abitato. Però la domanda che ci facciamo è, o meglio, questa domanda se la dovrebbero fare i politici, i decisori della Federazione Russa. Ma questi 40-50 mila, perché
sono diventati circa 40-50 mila questi mercenari. Sì. Ma domani, quando non ci sarà più la guerra in Ucraina, sì, cosa faranno? Ma già oggi il loro capo si permette, diciamo così, sì, di criticare i vertici militari e politici della Russia. Domani chissà cosa potrà fare. Insomma, inquietante. È inquietante lo scenario e quello che leggiamo intorno a ciò che sta accadendo. Infatti, tra le altre due curiosità, una domanda diciamo su fatti che stanno accadendo, e quindi volevo citare l'articolo di Giampiero Calapà oggi sul Fatto Quotidiano: paesi NATO disposti a schierare truppe sul terreno in Ucraina, e parla della Polonia e dei paesi baltici. Rispetto a questa notizia, che cosa sta accadendo? Beh, perché c'è il rischio che poi dei paesi possano muoversi autonomamente? Io credo che non si debba fare terrorismo. Questo è puro terrorismo. Un paese NATO, sono tutti quelli che hanno nominato, sono tutti paesi NATO, non entrerebbero mai in una nazione che non fa parte della NATO, non fa parte dell'Unione Europea, ed è per questo motivo che la NATO sin dall'inizio ha schierato, come previsto, nei paesi dell'est delle truppe aggiuntive solo per rafforzare il fianco orientale, ma nient'altro. Ci sono stati gli aiuti da parte delle nazioni, dell'Unione Europea, della NATO e altri all'Ucraina. Perché? Perché l'Ucraina è un paese che è stato aggredito, e l'articolo 51 delle Nazioni Unite parla di autodifesa dei popoli, del diritto alla difesa dei popoli. Qui il diritto internazionale è stato violato, ma non si arriverà a quello che viene paventato, quello dell'intervento di Polonia, paesi baltici. No, quelle nazioni sono solo spaventate, sì, molto spaventate, perché qualcuno ha invaso un paese vicino in maniera proibitoria e violando tutte le norme del diritto internazionale. Qualcuno ha fatto il paragone dell'intervento della Federazione Russa con l'intervento della NATO in Kosovo, ma mi permetto di dire che anche questo è molto, ma molto azzardato.